coordinare la direzione di una scuola come l'Accademia di Architettura di Mendrisio ha degli aspetti sicuramente positivi e anche delle sorprese, come i lavori che gli studenti che sono alle mie spalle hanno realizzato all'interno di questo workshop che abbiamo voluto ormai da 3 anni a scuola, un workshop che si intitola appunto Filmare l'architettura. Per noi è molto importante avere inserito all'interno del percorso formativo dei nostri studenti anche questo aspetto, cioè di indagare lo spazio attraverso le tecniche video. E, ecco, per cui dopo 2 anni, questa terza edizione di questo seminario workshop, insieme diretto da Marco Müller, insieme con registi della caratura come Stan Nauen, Ila Becca e Louise Le Mans, ha dato dei frutti decisamente inaspettati. Ecco, quindi io passerei subito la parola agli autori, perché sono loro che devono parlare del loro lavoro. Noi, appunto, frequentando l'Accademia, abbiamo avuto il privilegio, la fortuna di poter partecipare a questo workshop insieme appunto a Marco Müller e con la presenza di due professionisti straordinari come appunto Ila Becca e Louise Le Mans. E loro hanno saputo condurci sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista professionale in questo mondo del rapporto tra cinema e architettura, e in un tempo assolutamente brevissimo, concentrato come quello di 9 giorni, la durata appunto di questo workshop, siamo giunti a realizzare dei piccoli film di architettura di circa 5 minuti ciascuno, in cui abbiamo condensato un po' tutto il sapere che ci è stato appunto dato da Ila e Louise, nonché la nostra percezione, la nostra visione dello spazio che siamo andati appunto ad analizzare. Quindi da una parte Monte Carasso e dall'altra il termovalorizzatore di Giubiasco. Noi vorremmo ringraziare il Festival per averci ospitato con i nostri lavori, è stata sicuramente un'esperienza interessante poter mostrare ad un pubblico che cosa effettivamente un'accademia di architettura, quindi un'università di architettura, sia in grado di produrre anche in ambito cinematografico. Quindi ci auguriamo che altri nostri colleghi o comunque futuri architetti decidano di interessarsi sempre più comunque all'ambiente del cinema e di intraprendere una strada che li porti alla scoperta di quello che può essere un production design, piuttosto che proprio la ripresa di spazi architettonici.